Yavauti Orimma Vetasku Betara. Vengano i puri e si occupino di cose pure. Così i maestri sottolineano l'importanza del libro di Vaikra, tradotto impropriamente Levitico, o meglio Torat Koanim Leisrael, la legge dei Koanim per il popolo ebraico, perché tutto il popolo ebraico sono considerati sacerdoti. E perché i puri, i bambini, debbono cominciare a studiare il libro di Vaikra? Perché il mondo dei cosiddetti korbanot, che è improprio tradurre sacrifici, ma meglio strumenti di avvicinamento al Signore, ci aiuta a far capire con la sensibilità di un bambino, nella semplicità, come un uomo Adam ki akriv mikem korban. Un uomo può portare una offerta al Signore che venga mikem, proprio da voi, dalla sua individualità, dalla sua personalità, dalla sua sensibilità, e quindi ritornare alla purità di un bambino appena nato. E solo così ogni giorno un Shalemah Parim Sefatenu sostituiremo i tori dei sacrifici con le nostre labbra, con le nostre tefillot, possiamo ritrovare l'equilibrio e la purità di quando siamo nati.